Ciao ragazzi, in questo video vi cito 10 curiosità che non sapete su di me. Curiosità numero 1. Ho visitato due capitali straniere, ma non sono mai stata a Roma. Curiosità numero 2. Siccome io ho dei vuoti di memoria, tendo a dimenticare, parlando sempre di viaggi, i luoghi dove sono stata. Infatti, parlando col mio ragazzo, ci è venuta in mente un'idea di fare una lista di tutti i luoghi che ho visitato, così appena una persona mi fa: "Ma sei stato in quel posto oppure no?" guardo l'elenco e poi saprò rispondere. Altrimenti poi rischio di fare la figuraccia di quando non ero mai stata a Schiavi d'Abruzzo, ma non era vero, perché ci sono stata un sacco di volte. Oppure quando in Gran Bretagna non ci sono mai stata, però in Inghilterra sì. Ah, la geografia. Infatti nella mia vecchia scuola non facevamo questa materia. Ecco, si spiega tutto. Curiosità numero 3. Quando stavo ancora a scuola, una volta per poco non ho mandato a fuoco il laboratorio di moda. Infatti da allora i professori, che erano dei tipi un po', come si dice, severi, hanno cambiato atteggiamento nei miei confronti. Ma è stato solo un incidente. Curiosità numero 4. All'età di 3 anni mi fu diagnosticato il mutismo selettivo, un disturbo d'ansia che impedisce alle persone di parlare in determinati contesti sociali. Questo è soltanto, diciamo una base. E se volete posso fare un video proprio incentrato sul mutismo selettivo, perché l'argomento è molto complesso. Curiosità numero 5. All'età di 19 anni sono svenuta, perché non mangiavo, avevo, diciamo, problemi col cibo. E quando mi sono svegliata e ho visto i miei genitori chiamare il 118, mi sono spaventata perché pensavo che a stare male fosse un'altra persona. In pratica io sono svenuta, ma non mi sono resa conto di essere svenuta. Ma vi rendete conto a che livelli siamo arrivati qua? Curiosità numero 6. Praticamente il 20 gennaio io faccio una mostra, ma non soltanto io, in pratica, tutti quelli che fanno parte della scuola di pittura dove vado anch'io. E ci credete una cosa? Io me la sto facendo sotto. Cioè, io ho paura di questa grande novità e preferisco scherzarci su, perché altrimenti dopo comincio a dare i numeri. Eh sì, mi fanno paura queste cose. È la mia prima mostra e credo che sia anche normale avere un po' di paura, oddio che ansia. No, 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 non parliamone più, per favore. Curiosità numero 7. Quando andavo ancora a scuola, ho fatto una tesina proprio sulla danza e più volte ho portato le punte di danza classica a scuola per fare delle fotografie da inserire nella mia tesina. Che dire, è stata proprio una bella tesina, secondo me. Curiosità numero 8. Sono arrivata a 25 anni che guardo ancora i cartoni animati. Assurdo, no? Eh sì, sono proprio una bambina. Infatti, forse secondo me dobbiamo fare la somma tra 2 e 5. 7 anni, sì. Piccina. Curiosità numero 9. Praticamente io ogni Ferragosto devo avere un incidente. E guarda caso casco sempre dalle scale, dalle stesse scale. Curiosità numero 10. Una volta, per imitare un personaggio dei cartoni animati, mi sono tirata la torta in faccia e il cane mi ha leccato tutta la faccia. Che dire? Giustamente torte in faccia. Ovviamente queste cose, diciamo, si fanno così per ridere e scherzare. Se anche voi avete delle curiosità da rivelare, scrivetele nei commenti e io le dirò nel prossimo video. A presto!